Buongiorno da Porto Tolle, assemblea generale aperta a tutti i pescatori, palazzetto dello sport. Siamo con il sindaco Roberto Pizzoli che ha voluto essere presente e vogliamo chiedere cos'è il focus di questa giornata organizzato da questo comitato spontaneo che si è denominato Uniti per la Pesca. Oggi questa riunione è una sorta di comitato, un insieme di pescatori dove all'interno ci sono anche 6 cooperative che sono all'interno del CDA del consorzio che cercano di portare all'attenzione alcune problematiche emerse all'interno di quella che è la gestione consortile. E in buona sostanza c'è una delibera del CDA del consorzio cooperative pescatori, all'interno ci sono tutte 14 le cooperative che conferiscono al consorzio, il CDA ha votato 7-6 una proposta di delibera, di questa delibera, cioè questa proposta praticamente sancisce la possibilità alle cooperative che fanno richiesta di avere degli appezzamenti di laguna dove poter coltivare direttamente come cooperativa le vongole. Ecco, le 6 cooperative che non hanno aderito oggi sono qua. Oggi sono qua e porteranno le loro ragioni del perché sono contrari. Qualche possibilità che queste 6 cooperative escano dal consorzio o sarebbe un suicidio? No, io penso che sia veramente fuori discussione perché il conferimento è dato al consorzio. A piacere sapere le decisioni del CDA, a piacere sapere quei chi ha le proposte concrete, dov'è? Sarà a ogni persona la conta la sua, a ogni persona la conta la sua, a Valdoni de a casa. Mi ha creduto che tantissimi clienti si hanno fatto schifo che una donna gli abbia detto va a casa e catta tanto lavoro. Perché stai a tua moglie da fare? E se non è moglie che stai a fare? Ragazzi, mettiamo la via, eh? Bisogna affrontare i problemi e chiedere le prospettive, innanzitutto da chi le paga per farle. Zanatti ha fatto un grande sforzo a fare delle proposte, siamo chi per fare delle proposte, siamo chi per fare il CDA nuovo. E neanche per mandare solo qui cagè. Ma qui chi è pagato per farlo? Qui chi è pagato per farlo? Dov'è le sue proposte che ha presentato davanti a 1000 pescatori? Chi viene a dirlo? Guarda che 300 volte più a chi stare a casa, 400 volte più a chi stare a casa. Non lasciare che gli eventi manda a casa la gente. Non lasciare che sia i problemi che crea poi la differenza cagè. È un fatto criminale questo è un fatto criminale, la sfamiglia si quella gente. Cioè immaginatevi un anno senza pesca, reddito zero e il ponte, ponte del Molio può chiudere anche. Ma per tutti, perché sarà una crisi che colpirà tutti. Ricordiamo che siamo la più grande fabbrica di tutta la provincia senza inquinamento, che dà lavoro a 700 donne. Ecco, dov'è che va 700 donne? Dem tutti a lavar piatti, metterà su di altri ristoranti? Intanto a so basita dalla nostra dirigenza, iniziando proprio da il presidente del consorzio cooperative, che è anche il mio presidente e non aggiungo altro, presidente della mia cooperativa, e andando in scaletta. Almeno oggi avrebbero dovuto essere qui presenti con la propria gente a dire come stanno realmente le cose. Facciamo questo, riusciamo a mantenere il livello occupazionale di tutti, chi non può investire o non può, cosa fa? Allora, io credo che le cose sicuramente ci siamo presi delle tolleranze in questi anni, così ce le siamo prese, se non ci diamo una mano fra noi cosa facciamo? Sicuramente certe cose non dobbiamo sicuramente cambiare. Però l'unità in questo momento serve proprio per questo.